What's up, Piru? Sono Giuseppe Conte. E io sono Matteo Moras. Questo è Maker Tour. E oggi costruirò. Una sedia a dondolo. What's up gente, ecco il video che tanti di voi aspettavate, finalmente è uscito, insieme al mio amico Matteli. Un ringraziamento particolare va al sito manomano.it che ha reso possibile questa impresa. Abbiamo incollato lo stencil realizzato da Matteo con Google SketchUp e successivamente abbiamo tagliato il pannello di multistrato da 18 mm. Visto che le due parti appena tagliate non erano perfettamente simmetriche, le abbiamo accoppiate e successivamente levigate. Gli abbiamo dato una finitura professionale, passando semplicemente con la fresatrice verticale. Abbiamo costruito due tine. La prima ci è servita per praticare il foro dove passerà la cinghia. La seconda, un po' più grande, ci servirà per allargare il foro, logicamente cambiando la fresa. Servirà per alloggiare il tondino di alluminio per bloccare la cinghia. E adesso stiamo preparando tre pezzi di pannello di multistrato. Ci serviranno come traverse per collegare le due parti appena preparate, usando una fresatrice per mettere delle spine. Su ogni lato dei pezzi di multistrato utilizzeremo due spine e al centro useremo del ferramenta per mobili. We'll be right back.
ed ora, come una brava casalinga, mi armo di ago e filo ed inizio a cucire un'estremità della cinghia. Intanto Matteo prepara i tondini e iniziamo la trama dello schienale. Non avendo degli adesivi del mio logo, Matteo mi fa una bella sorpresa e crea il logo con la CNC. E attacchiamo allo schienale della sedia il mio logo, quello di Mano a Mano e quello di Matteo. Ed ora è arrivata la solita parte noiosa, levigare. Prima levighiamo la superficie con grana 2,40, anzi no, 2,20. Poi la smontiamo e passiamo una finitura trasparente sul multistrato. Rimontiamo il tutto e il gioco è fatto. Ed eccoci qua, il lavoro è appena terminato, finalmente dopo 24 ore di duro lavoro. Però è venuta bene. È venuta più che bene, soprattutto la tensione degli elastici, mi sembrano una corda di chitarra. A tal proposito, io dico, noi abbiamo utilizzato degli elastici che abbiamo anche fatto un po' di fatica a reperire, ma se voi volete realizzare la casa vostra, potete benissimo utilizzare una cinghia di quelle per i camionisti, che usano i camionisti per tendere quella a cricco, esatto. Che si trovano facilmente. Queste qua sono delle cinghie per il telaio dei divani. Esatto. Quindi vanno più che bene. Magari volevamo trovare una misura un po' più stretta, però adesso è andata bene così. È molto resistente la struttura. Molto solida. Molto solida, sì. Poi Matteo nel link sotto metterà... In descrizione trovate il link col PDF se la volete realizzare. Dovete stampare tutti i fogli e poi metterli assieme. Tutti, perché noi avevamo dimenticato di stampare un foglio. Ho disegnato a mano libera l'ultima parte. Poi un ringraziamento particolare va al sito Mano a Mano, che ci ha dato questa opportunità di poterci incontrare assieme e conoscere. Sono stato benissimo qua, loro mi hanno fatto sentire subito a casa, Matteo con la moglie. L'abbiamo ubriacato due volte. Ricordatevi di iscrivervi ai nostri canali YouTube, trovate il link sia in descrizione che qui, mettiamo il pulsante su di me e su di Beppe. Esatto. E ricordatevi di ringraziare Mano a Mano, perché chissà, magari in futuro capiterà una nuova collaborazione. Sicuramente. Quindi restate sintonizzati, seguiteci sempre sui social, cliccate mi piace, commentate e soprattutto iscrivetevi. Grazie per la visione. Alla prossima, ciao. Ciao.